Dopo un anno è terminato il lavoro sugli stati generali della salute in Toscana. Presente nell'incontro conclusivo il ministro Roberto Speranza. Il Consiglio voterà una risoluzione in merito. Dalle opposizioni critiche alle conseguenze della riforma del 2015. Il lungo stop è una ripartenza senza guardarsi indietro. Dal 23 giugno ritorna il Torrita Blues, che per la 34esima edizione propone un cartellone ricco di appuntamenti, con un occhio anche alla solidarietà. Tra gli ospiti, Alex Britti. Gli stati generali della salute in Toscana si sono chiusi alla presenza del ministro Roberto Speranza. Un lavoro corposo, durato un anno, che ha messo di fronte tutti gli attori delle nostre comunità, dai cittadini ai professionisti, fino agli amministratori. Il titolare del Dicastero della Salute ha annunciato l'arrivo di nuove risorse per la sanità territoriale e investimenti complessivi per 1 miliardo fuori dal bilancio regionale. Finanziamenti ritenuti necessari anche dall'assessore Simone Bezzini, che ha posto l'accento sull'importanza di questi fondi per difendere e riaffermare il ruolo del pubblico. Se si crede davvero, diciamo, nella sanità, nel carattere pubblico ed universalistico della sanità, bisogna anche allocare più risorse in sanità, più risorse da dedicare ai professionisti, più risorse da dedicare all'organizzazione dei servizi. E quindi ha fatto bene il presidente Gianni, diciamo, a porre il tema. Mi sembra che anche il ministro abbia dato una disponibilità a lavorare assieme con le regioni per ottenere dal governo, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i giusti stanziamenti. Diciamo, in ordine di priorità, i temi sono questi. Primo, rimborsi per le attività legate al Covid, perché il Covid continua a esercitare una pressione sui sistemi sanitari. Secondo, il riconoscimento degli aumenti derivanti dalla bolletta energetica. Insomma, in Toscana si stimano costi per 90 milioni in più solo di bolletta energetica. E poi accompagnare la riforma dell'assistenza territoriale, il cosiddetto DM71, con le coperture finanziarie necessarie. Ecco, questi sono i tre terreni su cui non solo la Toscana ma tutte le regioni del paese, diciamo, chiedono al governo di fare passi concreti e di erogare risorse aggiuntive a quelle, diciamo, già stanziate con il Fondo Sanitario Nazionale. Un aiuto concreto è stato richiesto anche dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che da quello toscano, Eugenio Giani. Entrambi hanno posto l'accento sul lavoro fatto dal territorio per fronteggiare il Covid e su quanto la pandemia abbia tracciato la strada da intraprendere, soprattutto per non allungare la distanza tra chi vive in città e in periferia, a livello di servizi. Un percorso importante fatto di ascolto, condivisione, di coinvolgimento di chi la vive la sanità, di chi è protagonista della nostra sanità. Permettetemi di ringraziare il Presidente Sostegni, tutta la terza commissione per il grande lavoro svolto, tutti i professionisti della sanità. Non è un grazie formale, è un grazie vero, sincero per il lavoro che portano avanti. Qualcuno dice: abbiamo scoperto il loro valore. No, io penso che durante il Covid abbiamo solamente visto ancora una volta quanto è importante il lavoro dei medici, degli infermieri, del personale sanitario, dei farmacisti, dei volontari. Non voglio dimenticare nessuno. Un grazie al ministro Roberto Speranza. Avere oggi qui il governo al termine, anzi all'inizio degli stati generali della sanità, perché ora poi tutte queste proposte verranno votate nella risoluzione, dovranno diventare leggi, manovre della giunta, iniziative con sempre la grande attenzione verso il cittadino. Avere oggi qui il ministro Speranza è qualcosa di veramente importante, perché significa condividere questo pezzo di strada con il governo. Io sono orgoglioso della nostra sanità, della sanità toscana, un modello per tante altre regioni. Oggi essere qui vuol dire che vogliamo migliorarci, che sappiamo che abbiamo fatto un bel pezzo di strada importante, ma dobbiamo lavorare per investire in nuove tecnologie, investire in nuovo personale. Abbiamo bisogno di nuovo personale. Costruire un modello
dei piccoli ospedali, perché nel futuro abbiamo sempre più bisogno di territorialità, ma ripensando il modello degli ospedali di prossimità. Presidente, due quesiti. La prima, qual è la sua richiesta, visto che lei ha un ottimo rapporto con il ministro Speranza, appunto dalla regione toscana al ministero della salute? In cosa vi può aiutare il ministero? A allargare il fondo sanitario nazionale e quindi quello regionale. Cioè oggi dopo il Covid, che ha qualcosa di strutturale, di permanente sul piano della prevenzione. Noi dopo 100 anni dalla spagnola sostanzialmente avevamo dei sistemi di prevenzione rispetto alle malattie infettive pressoché legati a un'ordinarietà che significava poche persone in ogni ASL. Oggi noi comunque questa macchina la dobbiamo tenere in piedi, perché il Covid non è più letale, perché ci rendiamo conto dai dati che con la vaccinazione, grazie alla vaccinazione, ci si ammala, ma si ha un po' di febbre, si può gestire a casa, ma tutto questo comunque comporta un impegno del servizio sanitario forte, quindi che ci si renda conto che la percentuale di risorse del bilancio dello Stato da destinare alla sanità e alla salute pubblica deve essere più ampio. Su questo il Ministro, a mio giudizio, e noi lo sosterremo, deve fare una sorta di battaglia anche a livello nazionale. Ma cosa vuole fare per il futuro in Toscana per la sanità lei come Presidente? Il Consiglio regionale è stato attore protagonista degli Stati Generali con la Commissione Sanità. Il Presidente Enrico Sostegni ha ricordato il lavoro fatto e ha sottolineato che tutta questa operazione trova compimento in una risoluzione che racchiude, tra le altre cose, le valutazioni della riforma del 2015, contestata ancora una volta dal Vicepresidente Andrea Ulmi, che ne ha criticato l'impianto, sostenendo che la qualità dell'offerta è peggiorata. Il percorso è stato importante per rimettere in fila una serie di obiettivi rispetto al futuro del sistema delle politiche per la salute. La sintesi è complessa, siamo arrivati a 45 pagine di risoluzione. Se volessimo proprio essere stringati, diciamo che sicuramente un elemento essenziale è il personale per il funzionamento del servizio sanitario regionale, che c'è bisogno di un maggiore spazio di superamento dei limiti di assunzione, un maggiore spazio e valorizzazione del personale stesso, la necessità di affrontare in maniera più olistica, a 360 gradi, le politiche per la salute, quindi tutto ciò che determina e incide sulla salute dei cittadini, e poi la conferma del sistema di governance che si basa sulle tre grandi aziende della regione toscana, ma con la necessità di andare a rivisitare da una parte la governance interna, dall'altra aumentare il ruolo, la funzione, le risorse a disposizione dei territori, rendendo la società della salute obbligatoria in tutte le zone distretto. Poi ovviamente abbiamo affrontato il tema dell'emergenza urgenza, evidenziando la necessità di un'omogeneizzazione a livello regionale. Sul tema del sociale, fra le varie cose, la necessità di implementare il modello di inclusione di tutte le persone della nostra comunità con progetti personalizzati, e ovviamente il tema della non autosufficienza come elemento centrale sul quale che è una delle più grandi sfide nazionali, ma sicuramente anche di una regione che è abbastanza avanti con l'età come la Toscana. Sì, siamo soddisfatti del lavoro svolto, purché non rimanga soltanto un libro dei sogni, nel senso che è importante che venga attuato quanto c'è scritto. Sinceramente non ci sono delle premesse tanto attendibili se l'assessore e la giunta sull'emergenza urgenza, per esempio, hanno fatto delle cose che io le ho lette sui giornali. Quindi questa cosa qui spero tanto che possa essere rivista. Al momento della risoluzione del voto dipende. Noi non abbiamo votato in commissione la risoluzione. Se si voterà per temi, sicuramente ci saranno dei temi a cui noi abbiamo partecipato con grande enfasi e attenzione che voteremo favorevole. Per esempio sulle maxi ASL noi non siamo favorevoli. La sanità toscana deve innanzitutto avere una medicina territoriale completamente diversa dall'attuale, e va bene che il PNRR dia soldi per costruire le case di comunità, ma queste case di comunità sono fisiche, noi dobbiamo inserirci dentro dei medici, quindi il PNRR manca dei soldi per metterci dentro i medici, quindi
o li troviamo o se no saranno cattedrali nel deserto. Posizioni ribadite anche dai consiglieri. Diego Petrucci, che ha consegnato a Speranza un vademecum, si è unito alle critiche di Ulmi, mentre Irene Galletti ne ha evidenziato pregi e difetti. Per Stefano Scaramelli, invece, la bontà di quanto fatto è tangibile a distanza di anni. Fratelli d'Italia porterà delle proposte alternative a quelle che sono le proposte del PD, perché se c'è un tema sul quale non è possibile trovare un accordo con chi ha governato così male per così tanto tempo la Regione Toscana, è proprio la sanità, che è stata soprattutto oggetto di conquiste elettorali in tutti questi anni da parte della sinistra. Dobbiamo cambiare completamente la struttura, il metodo di governo della sanità, il metodo di nomina dei direttori generali, dei primari, e capire che cosa sta succedendo appunto in questo ambito, dove il tema è dare delle risposte a delle clientele anziché dare delle risposte a dei pazienti che hanno bisogno. È stato un lavoro consistente e importante perché ha fotografato lo stato dell'arte della sanità toscana, che ha attraversato l'ondata del Covid con difficoltà che non erano certamente prevedibili prima che appunto si verificasse questo evento che ha colto tutti di sorpresa, compresa l'OMS. Sicuramente è servito ad attirare l'attenzione sulle criticità della sanità toscana che noi nella scorsa legislatura più volte abbiamo fatto presenti, ma che sono state probabilmente sottovalutate e che adesso sono emerse in tutta la loro gravità. La prevenzione, la sanità territoriale, e la prevenzione anche per quanto riguarda la salute mentale, specialmente dell'infanzia e dell'adolescenza, il cercare di evitare a tutti i costi lo slittamento dalla sanità pubblica alla sanità privata. Credo che i dati e questo lavoro di ascolto dimostra che la riforma che abbiamo fatto nel 2015 è una riforma giusta, corretta, un grande lavoro di lungimiranza che ci ha fatto trovare pronti con la pandemia. Adesso c'è una stagione nuova, tante risorse, bene sono a dire, quindi buoni investimenti sul territorio. Mi verrebbe anche da chiedere al Ministro come mai però nello stesso tempo non si sono voluti accogliere le risorse del MES che noi chiedevamo con forza. Sarebbero state ulteriori risorse e oggi con i tassi di interesse crescenti sarebbero stati investimenti straordinari, saremmo potuti ancora crescere in termini migliori sulle infrastrutture e soprattutto sul personale, quindi il rischio che poi manchi ancora risorse sul personale. Comunque noi diamo un sostegno al fatto che la riforma del 2015 debba proseguire e quindi questi stati generali della salute dimostrano che quello fu un lavoro positivo che peraltro io ho coordinato da Presidente della Commissione Sanità. Tre giorni di sinfonie blues, un evento di beneficenza e poi i grandi interpreti. A Torrita di Siena sembra che il tempo non si sia fermato, invece, causa la pandemia, il centro della Valdichiana ha dovuto rinunciare a uno degli appuntamenti più sentiti. Il passato però è alle spalle e dal 23 al 25 giugno è in programma la 34esima edizione del Torrita Blues, evento sottolineato dalla Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, che ha evidenziato l'importanza culturale e sociale di queste iniziative. Realtà piccola ma in grado di richiamare grandi artisti come Alex Pritti e ospitare le semifinali nazionali dell'Italian Blues Challenge. In più, la solidarietà per la popolazione ucraina e la presenza di Kirk Fletcher, uno dei più grandi chitarristi blues. Motivo di orgoglio per il direttore Luca Romani, che ha ammesso come da anni ci fosse la volontà di vederlo presente nel nostro festival. Un'iniziativa, e che iniziativa, 30 anni di Torrita Blues, è una cosa, un'esperienza molto bella, importante, e devo dire, quando si giudicano le iniziative, le esperienze culturali, i progetti, si deve sempre guardare i frutti. Io credo che 30 anni siano un signor frutto e che si debba essere orgogliosi di questa iniziativa che fa capire e testimonia come la Toscana abbia nella cultura e nell'attività culturale uno dei suoi asset fondamentali. Per noi la cultura è lavoro, impegno, è vitalità dei territori, senso di appartenenza, è una linea di sviluppo che vorremmo sempre più con la Commissione e con la consigliera Rosignoli, che è di Torrita ma appartiene alla Commissione Cultura, vorremmo far diventare davvero un mantra, un convincimento che tutti i toscani e le toscane debbono avere. La cultura rende migliore l'aria che respiriamo, le esperienze culturali come Torrita Blues rendono migliore l'aria che respiriamo tutti, chi ci lavora e chi non ci
ci lavora, chi va ai concerti e chi non ci va. È importante che ce ne siano molte, e dobbiamo essere molto grati agli organizzatori che fanno salti mortali con le poche risorse che spesso riusciamo a destinare a questi obiettivi per realizzare cose belle che migliorano la vita di tutti e che davvero rendono onore a una storia, a una tradizione, ma anche a un futuro che noi vogliamo avere e vogliamo raccontare per il nostro territorio. Intanto si inizia con una serata di solidarietà, perché ci sarà la classica cena in piazza con ospiti dei profughi ucraini che sono in zona in diocesi. Qui, oltre a questo, ci sarà anche le semifinali nazionali dell'Italian Blues Union. Si passa poi al venerdì, dove abbiamo come ospite un grande nome, Alex Britti, preceduto anche da una band italiana, sono lombardi, Cech Franceschetti e The Stompers. Sarà anche questa una piccola chicca che aprirà il concerto di venerdì. Sabato io la definisco una seratona, perché è da tanto tempo che aspettiamo questi artisti. Inizieranno due grandi performer inglesi, uno è Paul Lamb, un armonicista, uno dei più importanti nella scena musicale inglese, e dopo ci sarà ovviamente Kirk Fletcher, che è uno degli emergenti, più volte nomination ai Blues Grammy Award, viene con la band originale americana, e quindi sarà veramente un grande spettacolo, sia il venerdì ovviamente per sentire Alex in una situazione molto blues, direi, perché ritorna alle origini, e poi ovviamente il sabato chiuderà con questi due grandi artisti internazionali. Quindi il Teorita Blues ritorna, diciamo, a, se mi consentite un termine, ai fasti del pre-Covid, insomma. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Elena Rosignoli e dal sindaco Giacomo Grazzi. Entrambi hanno evidenziato il radicamento della manifestazione nel territorio e la volontà di ripartire, come dimostra il cartellone dei eventi di questa edizione. Diciamo che il Torrita Blues è una realtà molto consolidata nel territorio di Torrita e di tutta la Val di Chiana, ma non solo. Ha richiami di appassionati della musica blues non solo da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, tutto il mondo. Nel 2016 è stato ospitato a Torrita di Siena le finali europee del blues, che ha visto partecipare artisti di 22 paesi europei, e che comunque è stata una manifestazione bellissima, ma che ogni anno si ripropone con artisti di fama nazionale ed internazionale per 3 giorni di bella musica, cultura, intrattenimento e anche temi sociali. Viene sempre fatta anche una cena dove quest'anno, insomma, il tema è ovviamente l'Ucraina, e l'incasso sarà devoluto agli ucraini, ai tutti i richiedenti aiuto, e c'è sempre anche uno scopo molto sociale. È una bellissima manifestazione dove la musica fa da protagonista, e insomma io invito tutti a partecipare al Torrita Blues dal 24 al 26 di giugno. Significa tanto, come ha detto anche sicuramente il presidente Luca Romani, 34esima edizione. Il comune è sempre stato dalla parte del blues in tutti questi anni, e stiamo allestendo come sempre un bel palco, una bella copertura, e la nostra piazza Matteotti saprà accogliere queste 3 giornate interessanti. Anche la prima, che è fuori programma da un certo punto di vista, ci sarà una scena pro-Ucraina con anche le semifinali dell'Italia Blues Union. Poi la serata forse clou per i meno esperti del blues è quella con Alex Britti, quindi la serata del venerdì, e poi invece sabato si concluderà il 34esima edizione con una serata più di nicchia, dove esperti di blues sapranno sicuramente ascoltare questa musica tanto cara al nostro territorio.